Da qualche mese ormai su YouTube è possibile creare podcast. In realtà, è soltanto, come già penso abbiate visto, una playlist, un tab che trovate sul vostro canale. E dopo trovate community, shorts, video, trovate anche podcast. Podcast, tutti penso sappiamo cos'è. Dovrebbe essere in realtà una traccia audio, quindi una persona che parla, che magari racconta qualcosa, in merito a qualche argomento, oppure una chiacchierata a due, a tre, e quindi si fa questa traccia audio che si può ascoltare nelle varie piattaforme come Spotify, e altre piattaforme audio. Da qualche tempo esistono i video podcast, cioè persone che appunto si inquadrano mentre creano i loro podcast, facendo no notare i loro mega microfoni, e quindi realizzano questi podcast. Ora non è chiaro dove voglia arrivare YouTube con questi podcast, anche che YouTube è una piattaforma video. È famosa per questo, no? Quindi non si sa esattamente cosa voglia fare, e quindi non si sa come bisogna comportarsi con questa nuova funzionalità che da qualche mese è arrivata anche in Italia. Creare un podcast richiede un altro tipo di approccio ai video. Se facciamo ad esempio video con solo traccia audio, potremmo anche realizzare la classica immagine fissa e poi far andare il suono, l'audio di sottofondo. E quindi non so sinceramente dove voglia arrivare YouTube con questi podcast, io non so cosa fare, qual è il senso di realizzare i podcast, magari. Ovviamente in un canale come il mio, dove spesso faccio tutorial, soprattutto faccio tutorial, fare un podcast di solo audio dove devo spiegarvi passo dopo passo cosa fare, secondo me è molto difficile, non ebbe nemmeno senso, anche perché i programmi, i software, le applicazioni che uno va diciamo, ad esporre, bisogna guardarli, bisogna vederli da vicino per poter capire come funzionano. Quindi nel caso ovviamente di un canale che si occupa di tutorial, non è il caso utilizzare secondo me podcast, tranne che uno voglia fare dei podcast, dei brevi audio soltanto di informazione, ma non so. Poi ovviamente i podcast sono adatti soprattutto per chi vuole raccontare qualcosa, vanno forte gli audiolibri, quindi leggere dei libri da far ascoltare a chi magari non ha la possibilità di leggerli in quel momento, quindi molti ascoltano con le cuffiette in giro per la città, in metropolitana, tra una pausa e l'altra, magari al lavoro, ascoltano questi audiolibri, e quindi in quel caso creare un canale di sola lettura, magari potrebbe essere un'idea, creare un canale YouTube dove si leggono i libri, potrebbe essere una buona idea. Creare dei podcast di informazione, di notizie, public speaking, cioè magari parlare di temi attuali, di informazione, di nozioni di base di qualche materia, magari per chi magari è un professore, vuole creare delle lezioni, dei podcast, delle proprie lezioni, so, di inglese, matematica, fisica e quant'altro. In questo caso è utile realizzare un podcast, avrebbe molto senso, che ovviamente già da anni si fa così sulle varie piattaforme come Spotify, e quindi ancora non è chiara tra altre cose che ruolo abbiano YouTube Music e Google Podcast. Molto probabilmente verranno in aiuto a YouTube, nel senso che
se uno carica un podcast su YouTube, molto probabilmente la traccia audio viene anche pubblicata in automatico su queste altre piattaforme di Google. Io credo che a questo punto si può anche ipotizzare che più avanti ci sia la possibilità di caricare soltanto le tracce audio senza dover fare per forza l'immagine fissa o inquadrarsi, perché i podcast in questo momento vanno forte soprattutto i video podcast, no? Nelle piattaforme come YouTube. In questo momento potrebbe essere il mio video potrebbe essere considerato come un video podcast, ma quindi la linea di confine tra video, podcast e podcast è molto sottile, quindi perché ripeto, anche se noi volessimo soltanto mettere la traccia audio su YouTube, dobbiamo per forza creare perlomeno un'immagine fissa che accompagni tutta la traccia audio. Di conseguenza, non so se voi già state utilizzando questa funzionalità, se sapete. Avete delle informazioni in più da dare? Magari commentate il video e fatemi sapere cosa ne pensate di questa funzionalità che da circa 2 mesi credo ci sia già su YouTube, ma nelle ultime settimane si sta evolvendo. Molte persone stanno cominciando a creare appunto podcast su YouTube e quindi vedremo lo svilupparsi di questa funzionalità che fino a qualche tempo fa era impensabile, perché ripeto, YouTube è una piattaforma video, è famosa per i video e non tanto per le tracce audio, voglio dire, soltanto podcast. Quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Potrebbe essere, magari vi consiglio comunque di provare a fare qualche podcast, perché sicuramente YouTube diciamo, spingerà molto di più questi tipi di video podcast, perché l'algoritmo in questo momento sta spingendo a questo punto i podcast oltre che ai shorts, quindi c'è stata un'evoluzione dai video orizzontali ai video verticali e adesso abbiamo i podcast, quindi Google, YouTube cerca di esserci a 360 gradi per competere con le altre piattaforme, come nel caso dei podcast Spotify, nel caso dei video verticali TikTok, e quindi per quanto riguarda i video orizzontali, secondo me comunque YouTube rimane la piattaforma più adatta, più idonea, migliore che ci sia sul mercato, anche perché comunque YouTube è ormai si può dire il primo motore di ricerca, non più il secondo, perché ormai molte persone cercano soprattutto su YouTube anche le qualsiasi tipo di informazione, quindi è un grosso motore di ricerca, è un grande bacino di utenti e quindi facendo dei podcast, magari rispetto ad altre piattaforme come Spreaker o cose simili, magari c'è la possibilità di avere più successo, di avere più visibilità rispetto appunto a queste altre piattaforme. Bene, per adesso è tutto, qui da Spiego da Semplice, c'è soltanto un video che va a rimarcare un po' l'evolversi della situazione riguardante i podcast YouTube. Questo video appunto lo inserirò nella playlist podcast. Adesso andrò a creare una playlist, cioè podcast, in questo caso è video podcast, perché a questo punto non so come definirlo. Non vi ho fatto vedere niente, non ho fatto tutorial, non ho fatto niente, quindi dovrebbe essere idoneo per fare podcast. Va bene, ciao a tutti, va.